Amici di Sportisili, bentrovati qui dallo stadio Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo. Si affrontano il Castellammare, padrone di casa, e l'Athletic Club Palermo, partita che inizia subito forte perché, come stiamo per vedere, c'è recupero palla da parte dei padroni di casa. Siamo al settimo minuto, si invola Malik Ba a tu per tu con Di Maria, fa 1-0, va ad esultare sotto la tribuna coperta dello stadio di Castellammare. Torna al gol Malik Ba, passa in vantaggio la squadra di Giuseppe Mione, che qui avrebbe un'altra opportunità, ma è bravo questa volta Di Maria sul colpo di testa ravvicinato sui sviluppi del calcio d'angolo. Prima iniziativa offensiva dell'Athletic Club Palermo con la giocata al limite dell'area di Graziano, palla che viene bloccata senza problemi da Di Paola, poi ancora l'attacco vivo per l'Athletic, bordata di Angelo Caronia, scheggia la faccia superiore della traversa il fantasista di mister Giannusa, che adesso vede i suoi ragazzi molto più convinti. Ancora Caronia che cerca di lanciare in profondità Alessi, l'uscita comoda con i tempi giusti da parte di Di Paola. Qui ancora un'opportunità da palla inattiva per il Castellammare, che sulle palle da fermo si dimostra squadra molto molto pericolosa. Poi l'azione di Ganci all'interno dell'area di rigore, cerca di farla girare la palla, sfiora il palo alla sinistra di Di Maria, poi torna ad affacciarsi in avanti l'Athletic Club con questa azione sulla sinistra, il cross deviato direttamente tra le braccia di Di Paola. Poi episodio Damo Viola all'interno dell'area di rigore, va giù un giocatore dell'Athletic, direttore di gara, che non assegna il calcio di rigore e poi rifila anche un cartellino giallo a Mustacciolo. Dall'altra parte il calcio di punizione con il colpo di testa non indirizzato verso i pali da parte di Lampo, attacco vivo poi per l'Athletic con la palla spazzata dalla difesa dopo l'uscita di Di Paola, sempre molto coraggiosa per attacco sulla sinistra. Siamo già nel secondo tempo dove Di Maria si esalta e nega il raddoppio al Castellammare, poi ancora l'uscita questa volta a vuoto da parte del portiere dell'Athletic, che si salva in qualche modo. Dall'altra parte la squadra di Giannusa cerca di riattaccare, chiusura e poi fallo fischiato contro Fucci tra le proteste da parte dei giocatori maglia nero rosa. Attacca dall'altra parte il Castellammare con questa conclusione che sfiora la traversa, c'è stata probabilmente anche una deviazione, quindi calcio d'angolo. Dall'altra parte Graziano con il cross non ribadito in rete, poi partita in cui ci sono tanti ribaltamenti di fronte, qui palla gol colossale per il Castellammare, ancora sui sviluppi di una palla inattiva, la quarta messa in piedi, ma attenzione qui alla ripartenza orchestrata da Ganci col tocco che per Ba che scatta in posizione regolare, Ba poi viene chiuso in maniera puntuale e decisiva, rimane anche a terra il centravanti a disposizione di mister Mione, ma mister Mione che poi può assistere a questo nuovo attacco da parte del Castellammare con Ganci, altra conclusione ribattuta, poi il salvataggio sulla linea, ma attenzione a quello che accade adesso, la giocata sulla sinistra con il cross che arriva in quest'istante, colpo di testa e ancora gol divorato dal Castellammare che sta sprecando tante occasioni e rischia anche la beffa, anche se qui c'è un errore direttamente da rimessa laterale da parte dell'Athletic Club Palermo. Allora si spinge in avanti la formazione in maglia bianca con il servizio poi largo per Ganci che se la sistema, se la porta sul destro, calcio a giro, è un gol bellissimo da parte del giovane numero 8 del Castellammare che va ad esultare sotto la tribuna. Dedica speciale per questo gol, è il gol del 2-0 per la squadra di Mione, che di fatto vince qui la partita a 3 minuti dalla fine, sommerso dagli abbracci meritati Ganci. Finisce la partita, perde ancora in campionato l'Athletic Club Palermo, continua a volare al Matranga il Castellammare. Da Sportisile è tutto, alla prossima!